Fumo e fatti sono due parole spesso legate tra loro, l'una negazione dell'altra, come quando si distinguono i politici che fanno i fatti da quelli che fanno solo fumo, o in associazione, l'una conseguenza dell'altra, fatti di fumo. Poi c'è un'altra parola importante, quella che piace tanto ai nostalgici e che oggi viene usata come ricatto più che come bisogno primario della politica, la piazza. La piazza in questione è la piazza di Scampia, ed attenzione, in italiano con piazza si intende un luogo di ritrovo e di associazione, nella lingua della camorra con piazza si intende un luogo di spaccio, di fumo, di cocaina, di ogni droga possibile ed immaginabile. La camorra, sempre la camorra, che mangia tutto e poi sputa sui giornali e nelle TV un'immagine di Napoli che non ci piace, che non piace alle tante persone per bene che ci abitano, che non piace tanti artisti che ci lavorano, che non piace a Nicolò Dati, assessore alla cultura del Comune di Napoli e presidente del Forum delle Culture. Napoli è una città malata, ma ha dentro di sé la cura. Ed allora ecco la prima ricetta della lotta alla camorra, firmata Nicolò Dati: la cultura in dosi massicce. Un concerto di Capodanno a Scampia, la terra di camorra che diviene terra della musica, una piazza di fumo che diventa piazza di fatti concreti. Ed allora il 31 a Scampia il concerto del maestro Enzo Gragnaniello, mentre a Piazza Mercato suonerà James Senese, due pezzi da 90. 90, quel numero che secondo la tradizione della cabala è il numero della paura. Ma quest'anno a Napoli il 90 non uscirà, uscirà la camorra da quelle piazze. È molto importante, noi anche in questi giorni abbiamo assistito purtroppo a raid vandalici, alla presenza della camorra che cerca di imprimere la sua arroganza, la sua forza e di scoraggiare quanti nelle parrocchie piuttosto che nelle associazioni culturali si battono per la legalità. Quindi è molto importante affermare che le piazze e i luoghi di Scampia sono della gente e non della camorra. È importante portare un musicista come Gragnaniello, un musicista sempre impegnato dal punto di vista sociale, culturale, per i messaggi che dà in un luogo come quello. È importante proprio per affermare che la città è nostra, non è della camorra. Ecco perché questo concerto ha una particolare rilevanza. Così come è molto importante andare a Piazza Mercato, cioè in un luogo che è un luogo che è stato per tanti secoli simbolo della città e che adesso invece è un po' scomparso, un po' degradato. Noi dobbiamo lavorare per recuperare alla legalità, alla vita, alla civiltà, alla dignità luoghi della città, e naturalmente la cultura, la musica, il teatro sono linguaggi universali che aiutano in questa battaglia.